Ciao a tutti, io sono Eleni e bentornati in questo nuovissimo video. Ho appena finito di leggere Una madre perfetta di Kimberly Bell, quindi ora vi beccate questa recensione. Questo libro è stato il suo secondo romanzo, o meglio dire il secondo thriller dell'autrice, a cui ho dato 3 stelle su 5. Ma partiamo dalla trama. Kat sta divorziando dal marito Andrew ed ha un bambino piccolo di 8 anni e decide di mandarlo in gita scolastica. Però durante questa gita scolastica Ethan, il figlio di Kat, scompare. Contemporaneamente sembra coinvolto anche Sammy, il figlio del sindaco di Atlanta. Anche la mamma di Sammy è sconvolta quanto Kat, che è convinta che al posto di Ethan ci doveva essere in realtà suo figlio. E quindi sarà compito della polizia ritrovare Ethan. Sembra che sia stato rapito, potrebbe essere anche morto, non si sa cosa è successo al povero bambino. Insomma, poi durante il romanzo piano piano si vengono a scoprire dei dettagli che fanno molta impressione, molta inquietudine in realtà, perché appunto si vengono a scoprire delle cose che in realtà nessuno poteva immaginare. Ovviamente ho dato 3 stelle su 5 perché alcune cose erano piuttosto prevedibili. Ovviamente la verità è stata tipo un po' sconvolgente in realtà, anche se un pochino avrei potuto immaginarlo. Ma non è solo il motivo per cui ho dato 3 stelle su 5 a questo libro, ma avendo già letto Il matrimonio delle bugie, il primo thriller dell'autrice, in questo ritrovo tantissimo lo stile di scrittura e anche lo stile proprio di raccontare una storia, un thriller appunto di Kimberly Bell. Non è che mi dispiace, però avrei voluto che in questo libro ci fosse un passettino in più rispetto al primo libro. Ovviamente ritroviamo tantissimo il dolore di una donna che ha perso le speranze, perché dopo più di 2 giorni suo figlio non si ritrova, non si sa dov'è, non si sa che fine abbia fatto, quindi lei è sconvolta e ritroviamo tutto il suo dolore, perché ovviamente tutta la storia si concentra sulla scomparsa di Ethan e su questa donna che non si dà pace. In più il marito, o meglio quasi ex marito Andrew, si pensa che possa essere coinvolto, ecco, e lei non vuole pensare che sia stato lui, perché sa che nei suoi confronti Andrew è stato cattivo. Però vi lascio il gusto di sapere perché lei ha chiesto il divorzio. Però sa che Andrew con il figlio non si potrebbe mai comportare come si è comportata con lei. Anzi, Andrew sembra un padre gentile, affettuoso, che anzi vizia un po' troppo il figlio, però che non potrebbe mai far del male a lui fisicamente, non potrebbe mai arrivare alle mani, non potrebbe mai fare una cosa del genere, non passerebbe mai per l'anticamera del cervello di Andrew di rapire suo figlio, di fare tutta questa messa in scena. Lei pensa che potrebbe essere coinvolto per fare un dispetto a lei. Alla fine ovviamente Andrew è troppo scontato, scusate se vi faccio questo piccolo spoiler, e quando scoprirete chi è stato voi non ci rimarrete male, ma malissimo. Ma la cosa che mi ha sorpreso di più è stata l'intelligenza di Ethan, lui sì che è un piccolo geniaccio. Io ve lo consiglio, ma vi consiglio prima Il matrimonio delle bugie, se volete un thriller fatto meglio di questo, oggettivamente, anche a gusto personale, secondo me il primo libro, il primo thriller dell'autrice è sicuramente migliore. Però anche questo è fatto molto bene. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!